Anche lui ex allievo del Conservatorio di Reggio. Il maestro Di Fulco questa sera una cosa che io desideravo da parecchio. Tromba. Ah, che bello. Farà delle cose allievo. Questo maestro Di Fulco è un allievo di Nello Salza, trombettista di Morricone, e quindi è una persona che conosce bene la musica e avremo modo di applaudirlo. Quindi io vi lascio alle musiche di Modugno, di Napoli e altro. Prego, maestro. Sono il primo, ma nel corso della serata scoprirete che sono solo il primo in ordine di apparizione, anzi, sono l'ultima ruota del carro. La serata di stasera, diciamo, è il concerto di stasera si intitola Racconti d'amore. Noi andremo anche un po' oltre quello che è il nostro repertorio, e quindi faremo dei brani che appartengono a tempi che furono, ma che sono peraltro anche sempre verdi e che hanno come sfondo l'amore e dei racconti legati all'amore. E il primo ve lo racconto proprio io, perché è una storia che è successa proprio qui, nello stretto di Messina.
triste nostoria. Meraviglioso, perfino il tuo dolore
come la dottoressa ha detto, è uno spettacolo che si alterna tra canzoni di Modugno, napoletane e altro. Quell'altro sono delle chicche che noi inseriremo qua e là, come questa che andiamo a proporvi, e non vi dico il titolo perché la sapete sicuramente.
Thank you.
come vedete avrete capito il senso della frase di prima, che sono l'ultima ruota del carro, e a me incombe l'onere sempre di spezzare questi movimenti, questi momenti di musica solenne fatti dagli altri miei compagneros, e questa volta vi racconto un'altra storia, un'altra canzone d'amore. Anzi, in realtà non è proprio una canzone d'amore, è una canzone più che altro che dà dei consigli, no? Dei consigli, cosa? Sull'amore, più che altro su come trovare la donna giusta. E soprattutto ho scatenato una polemica. La donna, no, in questo caso è una, no, io lo dico con cognizione di causa, signora, perché è una canzone maschilista, molto maschilista. La Presidente della Camera Boldrini mi espellerebbe. Ora, il discorso è questo: questa è una canzone dove, in cui l'autore, praticamente, dà dei consigli specifici su come trovare la donna adatta, e nello specifico, e in particolare, ecco, quelle che anticipano proprio le cose, le canzoni che fanno il quiz. Allora, in particolare, fatemi parlare, mamma, come siete irrequieti, in cui appunto si dice, si parla delle caratteristiche che deve avere questa donna, ma soprattutto quelle che, come qualcuno ha anticipato rompendo la suspense, non deve avere. Ora, considerato che avete appena visto la mia consorte, che è la signora che ha cantato poco prima, capirete bene che io purtroppo non sono quell'uno che può dare questi tipi di consigli, perché io questo consiglio non l'ho seguito. Ora capisco che se mi aiutate con le mani, però quanto ve lo dico io? Pigliate il cui ti pare, se voti sposi, però non ti pigliare una donna riccia, con riccia e reccinetti, essa ti incanta, però dopo tu misi poi ti pianta. No, 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 riccia. No, adesso dovete fare con me al ritmo, sapete andare al ritmo qua a Reggio Calabria? Hai capito? Pronti? Pecchina donna, c'è di cacciano capriccio, la donna riccia non la voglio, no. Pecchina ogni riccio, di cacciano capriccio, la donna riccia non la voglio, no. Se primo le ti passa, poi le ti lassa, non ci capisci niente, è come una tassa. Ti pigliavo, ti sbriglia, cado un pazzisci, però si t'accarizza, tu t'addormisci, no, no, no. La donna riccia non la voglio, la donna
pace. Thank you.
una cosa che tu stesso non sai è una cosa che non ho già avuto mai, non bene così, a così grande, a così grande, a così grande. Anticipano i tempi. Giustamente lui si definisce l'ultima ruota del carro, ma non è così. Mi fa comodo. Sì, lo fa per entrambi i casi, sia se succede qualcosa, sia per prendere la pausa. Comunque, adesso il brano che andrò ad eseguire è un brano di Morricone con cui tutti speravamo che quell'anno vincesse l'Oscar, che poi non l'ha vinto, perché dopo Morricone non l'ha vinto ma l'ha vinto per la carriera, poi l'ha vinto l'anno scorso, ma aveva già creato molte cose prima. E questo brano è tratto dal film La leggenda del pianista sull'oceano. Il brano, dicevo, è tratto dalla leggenda del pianista sull'oceano. Io, diciamo, non uso tanto il microfono perché uso più questo. E quindi tutti aspettavamo che con questo film riuscisse a prendere l'Oscar. Purtroppo è arrivato un po' di anni dopo, ma comunque va sempre bene, perché meglio tardi che mai. Siccome il professore Bifulco cerca sempre di... è modesto, no? Voce! Sì, giusto, scusate, è modesto. C'è da dire una cosa su questo brano. C'è un po' di musica in sala. C'è da dire una cosa in questo brano. Se immagino voi abbiate visto il film, no? Ancora un po' di musica in sala. E stavo dicendo, se voi ascoltate la sigla, ovviamente sappiate che qui stasera avete un grosso privilegio, perché la sigla, che è appunto quella registrata nel film, è stata registrata da un'orchestra in sala di incisione diretta dal maestro Ennio Morricone. Il professore Bifulco faceva parte proprio di quell'orchestra. Thank you.
Thank you.
aggeggi elettronici tanto boriosi quanto utili per l'accordatura della chitarra. Vabbè, adesso tocca ancora a me, purtroppo, lo so, cioè, vi dovete seccare, fa parte dello spettacolo. Oh, ma sta tecnica funziona, io mi piango, loro applaudono. Amore me teneva incatenata, m'ho detto e basta e me son liberata. Ne pare che Turchino c'è, ne pare che Lucento mare, e ho cuore cantava felicità. La sapete? Che
Senso all'interno di questo progetto.
Però ora parliamo dell'amore, l'amore uomo-donna. Ora parliamo, ora facciamo una canzone, ovviamente questa è la canzone. Il professore Bifulco ha una teoria, a breve lo sentirete pure in altri brani di questo tipo, e cioè dice, noi ovviamente questa è una serata particolare dove abbiamo fatto questi brani che vanno un po' fuori da quello che è il nostro repertorio standard, anzi il giorno 18 uscirà il nostro CD su tutte le piattaforme digitali, anche in copia fisica, piccola pubblicità, permettetemi anzi di ringraziare, quando ci vuole, tre persone che sono qui e che hanno partecipato alla registrazione del CD, e cioè il bassista Luciano Cefalà, in fondo, la cantante jazz Signora Calicani, che ha fatto un solo in uno dei nostri brani, e poi anche l'art director del nostro videoclip che a breve uscirà su YouTube, lo vedrete, è stupendo, a cartone animato, a fumetto. Il professore Bifulco diceva una teoria, no? Mi dice sempre, Domè, perché lui ha, come l'avete sentito, questo accento napoletano, perché la moglie è napoletana ad hoc, infatti fa un casatiello che è straordinario. Lui è stato per tanti anni a Napoli, ha anche lavorato al Teatro San Carlo di Napoli. E ovviamente quando noi facciamo tutt'altro genere musicale e vediamo un attimino che l'attenzione del pubblico si sta distogliendo, ci ficchiamo sto pezzo napoletano, perché la sua teoria è, Domè, che la musica napoletana non sbaglia mai. E quindi gli facciamo questo brano a cui io sono molto legato, perché quando io suono questo brano penso sempre a un mio collega bello come il sole e sciupa femmina. Oh,
grande Domenico Sellaro, un grande applauso che ci sta conducendo per mano lungo tutti i brani del progetto di Vivaldi. Va benissimo, no, allora ve lo dico chiaro perché per deformazione professionale, formazione deontologica, mi sono incartato, ma non esco. E ne mancano ancora tre, ma poi alla fine c'è il pesto, quindi potete sperare. Oh, allora, adesso mi sono alzato. Prima di tutto per sgranchirmi le gambe perché mi stavo prendendo un crampo e poi per spiegarvi questo brano che viene dopo, che è un brano straordinario. C'è una teoria addirittura. Si dice che sia la canzone d'amore, per quanto riguarda la musica... vi offendete se mi tolgo la giacca? No! Scusate, sto morendo di caldo. Questo lo posso lasciare? Sì! Lo sapevo io. Allora... questa è, si dice, la canzone d'amore più bella mai scritta per quanto riguarda la musica napoletana. Però onestamente io andrei oltre, ed è una delle migliori mai scritte al mondo, perché è una canzone che parla, non cominciamo ad anticipare di quello che è, che sono preparatissimi, poi il premio lo diamo lo stesso, perché narra di una storia molto bella. È la storia di un amore che è temporaneamente sfortunato. Per quale motivo? Perché in realtà questo uomo voleva questa donna che era stata promessa. Non cominciate a anticipare. Vediamo che vince il premio. Sì, scrivetelo in busta chiusa. E si parla di questa, di quest'amore, di quest'uomo che voleva questa donna, di questo ragazzo giovane e bello, lei pure, però lei dalla famiglia era stata promessa ad un signore anziano, ricco, grossa differenza d'età, insomma, una cosa un po', un amore sfortunato, eccetera. E si sposano. C'è pure mia mamma là in fondo che sta cominciando a mormorare a mezzo di fa. Ora, mamma, per favore. Che succede? Succede che a questo punto si celebra questo matrimonio e lui è disperato. E allora l'unica cosa che può fare è quella di andare la notte sotto la finestra a far sentire di notte la sua voce. La sua voce di notte. Quando racconto la storia di questo brano stupendo, bellissimo, che noi abbiamo un po' riarrangiato un attimino perché io vengo dalla musica brasiliana, quindi un po' di mio ce lo devo mettere, se no divento frustrato. Che succede? La gente poi si incupisce e dice: Madonna, che brutta storia, una storia triste, bella la canzone, però triste la storia. Invece io ho fatto degli studi molto approfonditi sulla cosa, perché questa è una storia vera, reale, che ha un lieto fine. Perché? Perché il signore marito vecchio morirà molto presto dopo il matrimonio e i due, fatto storico, si sono sposati. Thank you.
per tutto il resto ci sono io. Cioè, questa era triste, questa era un brano triste. E adesso vi facciamo un brano allegrotto, no? Comincerà come sempre il maestro Pifulco con la tromba e poi Maria farà il suo chorus, come dicono i jazzisti. Non me ne vogliono, perché in sala ce ne sono. Ora, al di là di questo, è un brano a cui io sono molto legato e lo faccio sempre. Poi tra l'altro è un brano scritto da Trovaioli, no? Non cominciate... Che non è napoletano. A dire... è un brano molto bello. Non so a chi di voi conosce Toquinho, il grande cantautore brasiliano. Allora, Toquinho ha una grande... Io vi ripeto, sono un chitarrista che studia la musica brasiliana, qualcuno in sala già lo sa, e in genere suono proprio quella. Stasera no. E mi piace sempre raccontare questo aneddoto, e cioè che quando Toquinho venne in Italia volle omaggiare, peraltro in Italia ebbe una grande fortuna perché collaborò con Ornella Vanoni, no? E volle omaggiare la nostra terra proprio con questo brano. È un brano dedicato a una grande città. A Utmundi. Hanno capito il messaggio. Thank you.
che dite no. Significa che vi è piaciuto. Allora facciamo riprendere fiato a Domenico. Ultimo brano inedito. No. Abbiamo cambiato programma. Allora, siamo all'ultimissimo brano, anzi facciamo così. Uno degli ultimi. Facciamo così. I miei straordinari commilitoni mi perdoneranno la pretesa. Io voglio rimanere da solo, alla fine, come ultimo brano, col pubblico, a farmi un pezzo che, scusate se la presunzione, secondo me ci azzecca proprio per finire la serata. Per cui, mentre noi ci prepariamo per concedervi il bis, voi fate... Il degheio! Ah? Il degheio voglio! Che? Il degheio, lo voglio mettere la frase. Sì, lo so, ma... Voi no. Vedete che sono l'ultima ruota del carro. Stavo dicendo, nel frattempo che noi riprendiamo un attimino di fiato, voi avete 60 secondi di tempo per decidere il brano che avete ascoltato e di cui volete il bis. Bis, lo rifacciamo di nuovo. Visto che siete in due, il maestro di violino. Che? No. Questa è una società a responsabilità limitata, cioè qua diventa avvocato. Sono una responsabilità limitata nel senso che voi potete scegliere, le regole sono queste, voi potete scegliere fra un brano già ascoltato e noi ve lo rifacciamo e poi restiamo soli, io e te. Scusate, sì. 60 secondi da ora, comunicateci il risultato tramite la presidentessa. Vi faremo un bis a richiesta. Tutte e tre. Allora, cosa dobbiamo rifare, scusate? Quando in un ambiente democratico si crea questo stato così di incertezza, e la signora alza la mano, diamo la parola alla signora. Osanna Gino, l'altro signore pure, la signora Frente. Oggi è notte. Presidente, mi conceda questa piccola digressione. Quando si crea questo stato di confusione in un regime democratico, ci vuole una persona sola che decide per tutti. E quindi la decisione, anche per ringraziarla dell'ospitalità, della gentilezza che ha avuto nei nostri confronti, incombe sulla presidentessa. Allora facciamo così, cambio di programma. Ultimi due brani, mi faccio questa canzone nuova da solo, anzi io e voi, e poi così voi avete il tempo di decidere questo benedetto bis, va bene? In questa canzone non possiamo essere tutti. In questa canzone, cari signori miei, non possiamo essere tutti, perché questa è una canzone molto particolare.
Questa è la canzone, è una canzone che parla di un uomo solo. Un uomo, fermi! Di un uomo solo che ritorna a casa. Beh, chi ha detto la soprano? Brava la soprano. Allora, interrompono questo momento di sospanso. Racconta appunto la storia di un uomo solo che prende la via di casa e si sentono proprio il rumore delle sue scarpe che percorrono queste vie silenziose in un'ora tarda. A mezzanotte, a mezzanotte. Vabbè signore, se almeno uno non succede niente. E la canzone mi piace perché lui la faceva cominciare con questo effetto particolare, tamboreggiando sulle corde della chitarra e creando questo effetto che provocava l'accordo sulla cassa armonica così. Scivolando se ne va, il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti, la luna splende in cielo, dorme tutta la città. Solo va un vecchio frac, ha un cilindro per cappello, due diamanti per gemelli, un bastone di cristallo, la verdegna nell'occhiello e sul candido civello. Sua esposa, primo ed ultimo suo amore.
Mi prendo d'autorità, vi facciamo l'ultimo bis, e l'ultimo bis è un brano, per correttezza anche e per piacere immagino, che ci vede protagonisti tutti e tre e per cui ripeteremo voce in occhio. Grazie al nostro trio che ha
realizzato Racconti d'amore, una serata veramente bella per tutti noi e anche molto movimentata, perché si parla anche troppo, dai. Va bene, volevo dirvi che sabato prossimo ci sarà una serata musicale con musica e balli, quindi venite tutti numerosi e si può anche ballare. Grazie, grazie, grazie. Si balla, si balla. Ecco, si balla.